Salerno la sicurezza sul lavoro e in prefettura la firma di un accordo per incrementare quella dei lavoratori portuali. Michele Giordano. Un protocollo per garantire più sicurezza a chi lavora nel porto di Salerno, con il coordinamento di tutti gli enti impegnati, sia nei controlli e nella prevenzione che nelle attività portuali. Sarà una rete nata dalle istanze sindacali dopo gli incidenti sul lavoro degli ultimi anni. Valore massimo al centro la sicurezza sui luoghi di lavoro, a questo collegata anche un'importante attività di formazione ed un sistema operativo integrato che prevede praticamente la regia delle ASL per mettere insieme tutte quelle che sono le verifiche effettuate dai vari enti. Il protocollo è stato firmato in prefettura durante un vertice al quale hanno partecipato tutti gli enti coinvolti, prefettura, sindacati, ASL, vigili del fuoco, capitaneria di porto, autorità marittima, ispettorato del lavoro, INPS e INAIL. Riguarda la sicurezza dei lavoratori in un ambiente di lavoro molto difficile, di tante interferenze, e quindi con i sindacati, con le parti sociali e con il prefetto di Salerno e tutti gli imprenditori del porto abbiamo raggiunto un punto di accordo importantissimo. Aumenta la sicurezza. Un protocollo richiesto a gran voce dalle organizzazioni sindacali, rilanciato e partito soprattutto dopo l'ultimo decesso di Matteo Leone all'interno del porto di Salerno. Come organizzazione sindacale siamo soddisfatti, vigilare e supervigilare che tutte le norme di sicurezza vengano applicate.